Sì. La pizza. Grazie. Dunque? Dunque, ecco il programma che ci ha comunicato Don Raffaele per la grande festa in onore di San Giovanni Decollato. Ore 8. Agostino Miciacio depone una corona davanti all'immagine del santo. Con sparo di mortaletti. Pou, 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 boom! Ore 9, grande concerto sinfonico alla presenza del santo. Io incomincerei con un bel valzer. E io con una cosetta sentimentale. No, siete erronei. Qui ci vuole un pezzo classico, una bella marcia di Giuseppe Rossini. Giuseppe Rossini e San Giovanni da Collato, un binomio magnifico ad hoc. Mastro Agostino, noi siamo qui. Oui, Don Peppino. Vengo subito. Guapo. Siamo amici. Andiamo via, forse è meglio. Ma di che cos'hai paura? E se mi dice di no? A Don Peppino Esposito di no, non glielo dice nessuno. Scusate, mi apparto per affari. Come va? Raccomandatevi. Gli affari, innanzitutto, con permessi. Prego, prego, prego. Don Peppino Bello. Buonasera, buonasera, buonasera. Quali nuove, quali nuove? Due parole soltanto. E accomodiamoci. Grazie. Prima lui. Prego. Non facciamo come... Ci mancherebbe altro. Accomodatevi. Senza complimenti, eh? Volete favorire? Ma veramente, io ho già ordinato. Comunque, accetto lo stesso, grazie. E voi? Anch'io ho ordinato. Dunque, di che cosa si tratta? Io vi chiedo la mano di vostra figlia, come si chiama? Serafina. Serafina, già. La mano di vostra figlia Serafina, dunque, per il mio amico e compariello Orazio. Una bezzicola. E voi volete nipoti belli, giovani di prima scelta? Ecco l'uomo! Anima di colombo. Chi? Lui! Non potreste trovare di meglio. Ve lo garantisco io, fidatevi di me. Non dubito. Due sedili! Va bene! Eccovi serviti. Oh, finalmente, qui, ma l'olio è di quello... Finissimo, extra! Vino? Mastro due bicchieri. Sedili, All'olio! Perché vedete, io passo soprattutto, ma l'olio deve essere olio, perché quando è olio mi piace assai. Avete gli stessi gusti di San Giovanni da Collato. Se io non gli metto nella lampada l'olio di quello buono finissimo, San Giovannino, giovane cappello, mette un muso lungo così e non se ne fa niente di niente. E ha ragione. Mastro Agostino, che facciamo? Vi dobbiamo aspettare? No, no, grazie, sono occupato con gli amici. Cerea. Torniamo a noi. Sì. Ecco, bravo, torniamo a noi. Oh, dunque... Scusate, Don Orazio, a prescindere, vi prendereste anche la madre? Come, ci prendiamo chi? La madre di mia figlia, cioè, vale a dire, mia moglie, andrebbe con gli sposi, va a vivere con lo sposo. Ah, ma lui è disposto a tutto. Ma sì, figuratevi, sarà sempre con noi. Me la prendo io. Sì! Sì, sì. Me la prendo io, bravo! Allora, è fatto. Allora, è fatto. Scherziamo. Ah. Che c'è? Mia figlia non ha dovute. Ma non ci tengo. Ma proprio non ne ha sul serio. Ma non mi interessa. Ma non ne ha affatto. Me la sposa senza la camicia. No, la camicia le spetta, la legittima non gliela posso negare, è giusto. È giustissimo, beh, allora è fatto, eh. Fattissimo. Fattissimo. Ci piglia anche la madre. Bene, ma fatto sul serio. Andiamoci. Parola data, Parola di re. Allora, quando ne parliamo alla madre? Alla ragazza. Non c'è bisogno. Io sono il padre, la madre e la figlia. In casa mia comando io. Parliamoci chiaro. Io non vorrei che col fatto della semi-infermità... No, è col semisano che vi parlo. Col semisano. Perché semisano. Voi mi conoscete bene, vero? Perché io affronto e non ne sopporto da nessuno. Allora, parola data? Parola di re. Benissimo. Ci piglia anche la madre.